Buongiorno a tutti. Quella alle mie spalle è Via degli Orafi, sto arrivando in Piazza del Duomo. È mattina, il vostro M tra un po' partirà, quindi altro treno, altro regalo. La destinazione di oggi è unica ed è Arezzo. La faremo in treno con scalo a Firenze, Santa Maria Novella. Qualche passeggiata prima di arrivare al treno, qualche giro. Intanto stiamo entrando in Piazza del Duomo. E comoda la sistemazione, era proprio in fondo alla via di prima, il bed and breakfast, interessante anche proprio perché è in centro, a basso costo, conduzione prettamente familiare. Se vi capita andateci, ecco. Intanto uno sguardo a Piazza del Duomo la mattina, qui c'è il battistero, tutto molto concentrato. Ci becchiamo più tardi allora, ciao! Ecco, mentre in sottofondo vedete il campanile che suona, qualche considerazione su Pistoia. Come ho già detto, si fa in giornata, un giorno e mezzo se proprio si vuole stare tranquilli e fa tutto con molta molta calma. Noi ci sentiamo più tardi, quando sarò sul treno vi farò vedere qualche panorama. Ciao! Sono sul treno diretto a Firenze, dove cambierò per Arezzo. Sto mettendo a dura prova le ferrovie dello Stato, che per il momento mi stanno offrendo treni nuovi e fra l'altro anche possibilità di variazioni sul biglietto elettronico, che è molto limitativo in questo periodo, parlando direttamente col controllore. Quindi è interessante, finora una situazione positiva e per il momento non me l'aspettavo, ecco. Faccio una carrellata su Santa Maria Novella. Vedete che anche qui, come a Roma, stanno installando tutte le porte di accesso. E sì, non è il massimo, però mi sa che ci dovremmo abituare così a girare. Il treno per Arezzo, finalmente un regionale che mi ricordo, con anche un bello sversamento di liquidi, che si è fermato proprio adesso. Questa galleria, appena usciti da Firenze, non finisce più, veramente. Arrivato ad Arezzo, quella lì alle mie spalle è la stazione dei treni e adesso mi sto dirigendo verso l'hotel. È già abbastanza caldo, abbastanza in centro, costato il suo giusto, almeno all'aria condizionata, quindi da questo punto di vista è il bagno, piccolino, però sembra a posto e fatto abbastanza bene.
Niente di particolare, a parte che si sono sbagliati a darmi il numero di stanza e poi mi hanno inseguito per darmi quello corretto. Adesso mi riposo un attimo e poi vado a fare un giro per Arezzo, così vediamo un po' com'è. Vi sto inquadrando Corso Italia, che sto percorrendo per raggiungere la Pieve di Santa Maria, le Logge del Vasari e la Piazza Grande. Questa è la chiesa di San Michele. Sono arrivato in Piazza Grande. Come vi dicevo, è caldo, ma ha iniziato a tirare un po' di vento adesso. Questa qui è Santa Maria, la parte dietro. Queste qui sono le Logge del Vasari. Vi faccio fare una carrellata su tutta la piazza. Quella alle mie spalle è la Fortezza Medicea di Arezzo. Al momento c'è una mostra fino al 1 ottobre, quindi segue determinati orari, apre tra mezz'ora, fra l'altro, verso le 4. Io mi sto addentrando dentro al parco. Peccato non essere riuscito a vedere la fortezza. All'interno del parco, davanti alla fortezza, quello lì è il monumento a Petrarca. Davanti di me c'è la cattedrale, ma ve la faccio vedere dopo. Intanto lì c'è un punto panoramico e chi mi segue su Flickr magari dopo. Bene, questo palazzo qui che vedete, che adesso credo che sia un istituto superiore, è il Palazzo Bonucci. Non è che ci sia molto da dire, però magari da buon milanista così gli juventini rosicano un attimo. Giusto così, eh. Intanto mi sto avvicinando alla piazza di San Domenico con la relativa chiesa e il palazzo Fossombroni, che io ringrazio le cartine e Google che mi danno tutte queste bellissime spiegazioni riguardo Arezzo, perché io non ci capisco molto. E comunque vi faccio una bella panoramica. Questa è la chiesa di San Domenico. Molto semplice, ma bella. Bene, quella alle mie spalle è la casa del Vasari. Se non sapete chi è il Vasari, entrate da quella porticina e visitatelo. Non fidatevi di Wikipedia e venite a vedere un po' chi era. Comunque un artista del 1500. Questo è il giardino della casa del Vasari. Nulla di trascendentale rispetto all'interno, soprattutto molto bello. Però c'era il gatto lì spiaggiato, vi fa capire quanto è caldo. Una bella carrellata sul Palazzo Municipale, il Palazzo delle Statue, il Palazzo dei Vescovi, mi è sembrato di capire, via dicendo, e questa è la cattedrale, dove adesso proverò ad entrare. Questa è la chiesa di San Francesco, l'entrata è chiusa, quella lì, perché bisogna entrare dal negozietto di fianco pagando. Come ben sapete io sono un po' restio a pagare per entrare nelle chiese, poi vado in Giappone e pago per entrare nei templi buddisti, però vabbè, queste sono cose mie. E adesso sono già le 6 passate. Rientro in hotel, mi preparo e cerco un posto dove andare a mangiare questa sera. Serve per farsi la lavatrice quando non la si ha con sé. Il funzionamento è molto semplice, la si apre srotolando la parte sopra, questa qui, si riempie fino a un livello circa qui l'acqua, perché in questo caso ci ho messo magliettine, mutande e calzini, poi la si mette dentro un tappino piccolo di sapone, si svuota l'aria una volta chiusa e poi semplicemente la si appoggia per terra in questo modo e la si massaggia per un po' di minuti, così. Alla fine dell'operazione semplicemente la si svuota dall'acqua, la si riempie con dell'altra acqua, così si fa il lavaggio e poi la si stende. Io
mi vedete un po' perplesso perché sono nel ristorante Il Cantuccio qui ad Arezzo, gli danno più o meno 4 stelle anche su TripAdvisor, un po' in generale. Il problema è che sono le 8 di sera e non c'è anima viva qua dentro. Locale molto bello, fra l'altro mi hanno portato come antipasto queste, sembrano ottime bruschette, quindi adesso le mangio e poi aspettiamo un secondo che ho ordinato. Per il momento o sono voluto mangiare troppo presto o non c'è gente che viene a mangiare fuori. È arrivato il secondo, sono arrivati anche degli altri clienti, quindi forse un po' troppo in anticipo io, ma comunque è giovedì sera, anche se è festa, ed ecco il secondo piatto. Non sono riuscito a trattenermelo, ho iniziato subito, è trippa alla rentina, lievemente piccante, anche con della salsiccia. Posso assicurare che è molto buona. Ci metto anche sopra un po' di grana, giusto per dargli ancora un po' di sostanza. Sono appena uscito dal ristorante Il Cantuccio, lo vedete lì alle mie spalle. Se lo volete trovare, quella lì è la rotonda più grande di Arezzo, quindi non potete sbagliarvi, il sole è tramontato di là, quindi fate i vostri conti. Ho mangiato bene, alla fine è arrivata anche della gente, ma probabilmente è proprio il fatto che siamo giovedì, anche se di agosto non c'è tanto giro. Poi una via anche abbastanza isolata rispetto ad altri ristoranti e ad altre zone storiche. Adesso faccio due passi e vedo di farvi vedere un po' di Arezzo alla sera, illuminata. Via del Corso, rispetto a oggi, sotto il sole battente, assume totalmente un altro aspetto. Piazza Grande illuminata, faccio una carrellata a 360 gradi, peccato per un faro potentissimo che impalla l'inquadratura. Eccomi qui passeggiare per Piazza Grande, prima sentendo i miei genitori mi hanno riferito che secondo mia nonna dovrei fare il travel blogger di professione. Perché dice che sono bravo. Purtroppo mia nonna è di parte, quindi non posso neanche dire che ha ragione o che questa cosa mi faccia contento. Sì, mi fa contento, però è un po' di parte. Quindi mentre mi abbandono e vado via da questa piazza, anche per Arezzo la visita è praticamente conclusa. Domani nuova location, prenderò il treno abbastanza presto e andrò, secondo voi dove? Fatemelo sapere nei commenti, mettete mi piace come sempre e ci vediamo domani. Ciao!